Teddy, mamma mia, che bel legnino che c'hai. Porta il legnino, corri. Tieni. Portalo. Oh. Buongiorno, Gise. Buongiorno. Adesso mi cerco, non vado a fare il pieno di gasolio. Si va a fare una bella colazione. Sì, ore. E poi vediamo dopo il da farsi. Oh, gli ha portato quel bel legnino, Cise. Ciao. Siamo pronti? Gise, sei pronto? Dai, partiamo con i lavori. Bello del Discovery è che è una macchina in squadra, è vero? È imbarcato, sembra un olivo. Sei contento, Gisa, di fare lavori sul Discovery? Sì, è sempre un'emozione fare le macchine storte. Ora storte, come la fai lunga però, eh? Un po' di smussini, sa. Dici? Ma non riesco a capire perché non so, questo è... Quello lì è il buco che poi verrà qua. Lo sportellino. Poi apri lo sportellino e ci metti roba. Sì. Vediamo la misura dei bluetti. Bluetti va di questo lato di qua, lo facciamo dopo. Ah, ma questo è proprio lo sportellino che ti tiri giù E butti la roba dentro. Sì, ma è abbastanza grande che poi comunque dentro ce la Sì. Infatti, gestisci. Non rimanendo ti bordi, almeno metti la roba e quando apri non ti vola ti viene tutto. tutto. Allora, facciamo una cosa, il lapis. Perché se lo fai interamente che si apre, come apri casca ad ogni cosa. Teddy, con quei legnini. Viene l'assistente. Ferma tutto, perché se tu vado dritto. Allora, te ho visto che tu vai come se tu lo volessi pigliare centrale, Ah, invece se tu invece fai così, cioè devi fare così, Ah, leggermente, ok. Devi che tanto lisciare. gli basta, Va bene. perché se non lo vedi. Non è qui la parte che tocca, la prima parte che tocca è qua su. Quindi... Piano perché se arrivi di là di un attimo. Gise, e rompe subito lo sportellino. E io me lo riporto, dai. Ah.
Noi ci facciamo diventare matto come sempre, Gis, è vero? Ma ancora non siete arrivati al limite. Meno male. Amo. Data di culo è andata. Pensa se eravamo arrivati al limite ci lasciava la macchina così. Ci mandava via. Col sacchetto con le viti, le stecchine di legno erano montate da soli. Tipo Ikea, via. Senza istruzioni però. Presenta. Devo andare di là. Che così meraviglia. È. Questo si lascia così. Sì, questa vista. E Teddy, ma e devo far vedere il lavorino fatto. Allora, monta sopra e fai un test drive. Cioè? Prova, e apri, chiudi e vedere che succede. Ah. Perfetto. E chiudi. Sì, tu sbuca. Ecco, quello è il finale, hai sentito tu. Voilà. Bello, perfetto. Eh? Perfetto. Una meraviglia. Vai, posto, vai, chiudo la festa. Comunque non c'è storia, Giuseppe. Le vitine da 30 sono le vitine da 30. Che no? Allora, lo zoccolo di gnu qui si è messo. Come si mette a piedi qua? Vieni, vieni qua. Che boccone sono, vedi qui. E dai, dai. E non ci si entra. Buongiorno. Allora, no, no, sì, dico? Buongiorno, mi sistemavo, va rifatto, via. Allora. Buongiorno. Allora vi facciamo vedere un po'. Lo facciamo vedere. Sì, ieri sera era troppo tardi. Quando abbiamo finito era buio, ho detto domani mattina la prima cosa facciamo vedere il lavoro che è stato fatto ieri da Gise. È venuto bello. Sì. Adesso la Mary ve lo illustra. Allora. Intanto ci ha rinforzato il mobiletto, questo, perché diciamo era andato, insomma, ha fatto le sue battaglie. Quindi questo è stato rinforzato, ok. Voleva cambiarci anche questo, però c'è una storia. No, non lo cambiamo, va bene così, noi siamo così. E poi è stato fatto questo. Cosa è stato fatto, direte voi? Abbiamo chiuso. Sempre nella maniera quella removibile, perché ha appoggiato tutto qua sopra i due finestrini, che prima avevamo le reti, ma era tutto un continuo spinge queste reti, casca la roba. Quindi abbiamo creato con Gise della Giselab questi due pannelli. Allora qui ora poi vanno rifiniti, non c'era più tempo ieri sera, quindi poi qui voglio mettere delle luci, dei led che vanno qua per illuminare comunque la parte poi qui esterna per quando lo cuciniamo qua. E poi abbiamo creato questi sportellini e ci si va un po' a mettere tutto quello che prima si portava. E di qua, quello per il bluetti. Questo di qua è stato fatto ad hoc, perché è stato fatto con diciamo questi tagli da poter accedere direttamente al nostro mitico bluetti. E quindi è un po' una specie di computerino, ci resta lì, con tutte le luci, tutte le prese, tutte le cose. La spiegazione non è stato il momento cultura, ma è stato il momento informazioni. Sì, ve l'abbiamo, insomma, dedicato anche oggi. Comunque poi c'è poco da dire, perché comunque sì, si vede. Abbiamo fatto un po' queste cose perché comunque... Ah, e poi abbiamo fatto la mensolina per metterci i cuscini sopra. Sì, sì, perché erano sempre a girottoloni, quei cuscini.
Diciamo che questi sportellini ora li vogliamo usare in un modo diverso da come usavamo questa rete. Io non voglio portare più zaini e valigie quando si va via. Si mette tutto in ordine, facciamo le mensoline dentro anche, sì. Le bruce. Diciamo che si viaggia da veri viaggiatori, pochi pezzi, pochi cambi e via. Tanto abbiamo scoperto che più si gira e meno roba ti serve, per sì, assurdo, vero, ma è così. Vero. E quindi niente, gente, ormai ci resta solo che andarlo a provare. Noi per adesso vi salutiamo. Quanto prima? Molto, direi, sì. Aggiungerei. Noi vi salutiamo e ci vediamo in questi giorni. Come ah, sempre. Però una cosa, ecco, vorrei chiedere. Ora io non li vorrei lasciare così, questo color legnino, a questa maniera qui, no? Avevo pensato o di tingerli, ma non saprei neanche bene come, o di mettere delle pellicole apposta per il legno. Comunque per salvaguardare un po' anche queste pareti, che vi ricordo noi abbiamo sì. Teddy. L'idea era perché non si fodera anche questi con questa moquette nera. Ragazzi, a parte il fatto che nero anche lì sembra veramente di essere troppo chiusi, gli spazi sono ridotti. Ci vuole un qualcosa che dia aria, che dia luce, l'effetto spazio. L'effetto largo anche se poi non c'è. Insomma, se qualcuno ha un'idea, noi valutiamo tutte le idee. Cioè, dateci un consiglio. Pensavo di tingerli anche a righe, che ne so. No, non lo so, qualcosa di divertente, insomma, un po' diverso. Consigliateci qualcosa anche voi, va? Prima delle righe accettiamo qualche consiglio. Sì. Ciao, ciao a tutti.